approccio dilettantistico ve lo propone sempre e solo TV Prato. Partitissima davvero molto molto attesa a puntare i bianchi. Entra nella rigore il sinistro di Borghesi, la parata di Allegranti, subito pericolosa. Terranova con Conte Duca che va a battere in area di rigore. Colpo di testa e la palla che finisce sul fondo da parte di Bega, se non ho visto male. C'è Zoppi e Bianchi. Eccolo qui, proprio Bianchi che va a cercare Guidotti. Il pallone bucato, attenzione Guidotti è solo, può calciare il destro! Fortissimo vantaggio! Fortissimo vantaggio, l'errore clamoroso della difesa valdarnese e non si è fatto pregare Lia Guidotti, undicesimo minuto di vantaggio. Quindi serve Artini, il cross è interessante, colpo di testa non è arrivato e poi Mazzolli rischia l'autogol, ma c'è un fallo abbastanza evidente di Sacconi su Allegranti. L'avversario, il pallone su destra, potrebbe anche calciare, attenzione a Bruni, si aggiusta il pallone, il destro non lontano dal 7. Attacca però il Terranova che non si dà assolutamente per vite, pallone buono per Borghesi che entra in area di rigore, il dribbling di Borghesi a sinistra, palla in rete! Il pareggio del Terranova, grande azione da parte di Borghesi, palla sul primo palo e pareggio. È l'ultimo tocco del primo tempo, si va quindi a riposo sul risultato di 1-1 fra Terranova Traiana e Fortis Juventus. Nova Traiana comincia in questo momento il secondo tempo, al microfono Andrea Labbate, alle riprese Tommaso Parri qui sugli schermi di TV Prato. Attenzione, il pallone per Guidotti, il destro, la parata di Scarpelli, miracolo! Il cross interessante in area di rigore, arriva al volo credo Borghesi, anzi no, forse Gautieri. Il pallone è buono, Bruni salta il primo avversario, poi il sinistro ci ha battato, a palla sul fondo per Borghesi, entra in area di rigore, il dribbling di Borghesi è solo, può calciare, la parata di Allegranti che salva la Fortis Juventus. Risconi ancora duello con Calzolai, prova la battuta da lontano, un gol incredibile di Sacconi. Un gol incredibile di Sacconi al 25esimo, palla nell'angolo, gol strepitoso di Sacconi. Abbastanza evidente, tocco da mano, stavolta di Sestini. Calzolai va via sull'auto di sinistra, prova a entrare in area di rigore, la battuta direttamente su Allegranti. Poi Sestini prova la battuta di destra, palla sul fondo, esce non di molto. Stanchezza, soprattutto di Elia Serotti, ancora Sacconi il suo destro, parato e poi c'è il fallo di Steccato, ma è finita, il Terranova Traiano vince la finale playoff. Mister, una grande vittoria, il punto più alto della storia del Terranova Traiana, porta la firma di Simone Calori con la vittoria dei playoff. Ma spero di sì, anche perché te lo dico non come una vela di polemica, però domenica scorsa, subito dopo la partita, qualcuno ha detto che non si era toccato il punto più alto della storia, in realtà è così, perché si è fatto un campionato, l'anno scorso era un'altra cosa, c'era la possibilità con i playoff di andare in Serie D, ma erano 7 partite, questi ragazzi hanno fatto 24 partite, credo con delle difficoltà incredibili, anche non perché la società ci è stata sempre vicino, però con le difficoltà anche degli ultimi momenti che abbiamo, delle assenze insomma importantissime anche oggi, quindi è un qualcosa di importantissimo, un punto storico come ha detto te, sono contento soprattutto per i ragazzi perché ci hanno creduto fin dall'inizio, è un sogno che ancora deve continuare, insomma finché possiamo lo facciamo continuare. Purtroppo è andata così, però non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi che anche oggi hanno fatto secondo me una grande partita. Condita da un aerogol di Sacconi che ci ha tagliato le gambe, fino a quel momento era una partita in equilibrio contro una squadra secondo me dopo il Figline quella più accreditata a vincere questo campionato e quindi niente, non ho, come ti ho detto, non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi che anche oggi ce l'hanno messa tutta sotto l'aspetto del gioco, sotto l'atteggiamento e quindi purtroppo è andata così. Le finali bisognerebbe vincerle e non giocarle, no, chi le gioca insomma le deve vincere diciamo, però purtroppo anche quest'anno è andata così.